Quello che vedrete stasera, come ha già detto chi mi ha preceduto, è il risultato di 6 giorni di lavoro. Quindi ci sono vari modi per definire queste presentazioni, chi lo chiama studio, chi lo chiama business pass, chi lo chiama esito del laboratorio. Io so che tutti quelli che sono venuti qua si aspettano di vedere uno spettacolo, e quindi per quanti aggettivi possiamo dare a questo evento, di fatto siete degli spettatori e vi aspettate di trovarvi davanti a qualcosa che è un laboratorio costruito su una parola, la strada, strade, e intorno a questa parola ho chiesto agli attori, ai partecipanti, agli allievi che partecipavano di portare materiali immaginifici, esperienze personali, racconti. Quando a Costanza piove forte e i tombini esplodono. Costanza in Romania, sul Mar Nero, sono in macchina, in città, e piove. Accanto a me in macchina Don Filippo e Adrian. Adrian è la nostra guida, parla soltanto rumeno. E ha sempre addosso una maglia con le maniche lunghe, che non si leva mai. Ho fretta, al campeggio mi aspettano 20 ragazzi, e la terra del campeggio è secca, e quando piove diventa fango. Guido, prima frizione, seconda frizione, terza frizione, acceleratore, freno, sempre più veloce, schivo i tombini che schizzano per aria, e quando non schizzano è anche peggio, perché vuol dire che sotto l'acqua ci sono dei buchi che tu non vedi, sempre più veloce, schivo i tombini, finché all'improvviso, Adrian, fa una cosa che non ha mai fatto prima. Si toglie la maglia. E allora io vedo 30 tagli sul suo braccio destro, uno in fila all'altro, e divento di pietra. Chiedo a Don Filippo perché Adrian ha quei tagli sulle braccia. Adrian vive in strada, mi dice.
E quando la polizia carica per picchiarli, loro prendono il temperino, si tagliano le braccia, fanno uscire il sangue. Così la polizia lo vede, si blocca, ha paura, smette di picchiarli e li lascia stare. Ho freddo. Ho freddo. Non lo sentite questo freddo? Lo sento addosso, che mi circonda da tutte le parti. Ho molto freddo. All'improvviso mentre attraverso via dell'armonica e la tromba. Cammino per le strade di Verona alla ricerca di un buon posto. Gli spadari vedo dall'altra parte della strada un altro musicista. Suona anche lui la fisarmonica. Ho la tentazione di fermarmi e chiedergli se suoniamo insieme. Potrei suonare la tromba, ma mi trattengo. Oggi devo suonare da solo. Così ci facciamo solo un inchino, io e l'altro musicista, come tra vecchi conoscenti, come se ci fossimo conosciuti da tempo, due colleghi. Proseguo oltre. Piazza delle Erbe è troppo affollata, poi c'è troppa gente e poi ho paura, non ho il permesso per suonare all'aperto. Vado in un'altra piazzetta. Continuo a suonare, ci do dentro e arriva altra gente e continuo a mettere altri soldi nel cappello, piovono sempre più soldi finché a un certo punto a fine mattinata si avvicina un uomo. Non ha un euro in mano. Viene verso di me e mi chiede all'orecchio se posso suonargli na 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 na. E io continuo a suonare fino al primo pomeriggio, quando si presenta un signore che mi chiede di fare una fotografia. Io allora mi metto in posa, faccio un passo indietro e mi metto così, un po' di profilo, con lo sguardo fiera, con la fisarmonica aperta. Io sempre fermo. E mentre lui continua a scattare, alla fine mi mette 10 euro! 10 euro nel cappello! Thank you.
andati voi. Moi vorrei parlarvi di una strada di quale non vorrei parlarvi. È la strada di ritorno a casa. È la strada di Bivio. Ogni anno, nel mese luglio, si presenta solita la domanda: che strada prendere per andare a casa? Torino, Podgorica, via Bari, circa 1100 chilometri. Le code si fanno lunghe, c'è da aspettare. Gli italiani passano subito, gli altri aspettano. Li controllano, li guardano, li sospettano. L'alternativa: si può partire da Ancona verso Bar, il porto montenegrino. La strada è più corta, ma il viaggio nel mare è più lungo. Durante gli anni dell'embargo politico verso il paese aggressore, questa strada per la casa era chiusa. Bisognava scegliere le altre. E allora strada si allungava, dritto nel cuore di Europa, quasi 300.000 chilometri. Attraversavo la frontiera italiana. Davvero portami, non han fiori sui sedili, ma da fuori non lo sai. Devi entrarci per sapere dove vai. Sofia, non aspettare più. La spiaggia era d'oro per illuderci, con vantaggio di non pensarci più. È una vita che ti dicono da sola tu non puoi, che ti dicono poi ci ringrazierai. All'uscita del paese c'erano tre strade. Una andava verso nord, l'altra rotonda verso ovest, la terza, dritta, non andava da nessuna parte. Tutti lo sapevano, i vecchi lo insegnavano ai giovani e nessuno faceva domande, tranne Sofia. Sofia aveva 9 anni. A scuola le insegnavano solo la parola Bivio. E quando lei chiedeva come si chiama un posto con 3 strade, la maestra non le rispondeva. E la guardava un po'. Olave, leati. Bebè, amica. Babbo, che? Amica, ma besciava. Sì, quando tu arrivai a Mizzula, ci stai già a Chiesa, da Santa Maria, tu lì che tu vai, la strada che tu stai giù, la sinistra, vai, arriva un mercato, c'è Gilla che veniva, e Pasquale che venne in Irancia, allora tu lì guarda, vai, dritto, e arriva un castello. Quando si è arrivato a Castillo, picchio sempre dritto, vai, Castillo. E ti parlo il comune va, e poi finalmente arriva la gare, demagna il giardino botanico, plein de oiseaux aussi. Tu regardes pas les oiseaux, e tu vas, e poi tu torna a droite, no, a gauche. Et puis, tout à droite, tu rencontres un grand café historique, tu rentres pas dans le café, et tu vas encore dans une petite rue,
qui est un peu toute ronde. Ma ci hai il piede? Prego la zia, arredi, tiri, 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 lula, Onda odeš u ulicu Hercegovačku i tu si, ulica Slobode i trg Marksa i Engelsa. Si. Ancora, tra un certo punto, bugire a dritta, l'agenzia, al distributore, la ferma da Quindis e l'Osso Rutini. E dopo l'Osso vai in corso Mediterraneo, c'è la rotonda a sinistra e poi c'è il cavallo. Esco dal ristorante. Via Carmagnola. Sulla destra, Corso Vercelli. Sulla sinistra, Corso Giulio Cesare. La mia meta. Pensilina del tram numero 4. Fa molto freddo. Arrivo alla pensilina molto stanco. E ci sono molte facce davanti a me. E ci si guarda. E ci si volta. Ci si guarda. Ci si volta. Sull'orizzonte, nessun tram. E ci si guarda. E ci si volta. Accendo sigaretta, ci si guarda, ci si volta. Arriva il tram, si ferma, apre porta. Salgo sul tram, ci sono molte facce. Ci si guarda, ci si volta, ci si guarda, ci si volta. Ci si guarda. Sale lei, è molto bella. Ci si guarda, ci si volta molto. Parte il tram. Si ferma, scendo. Piazza della Repubblica. Porta Palazzo, leggermente sulla destra, davanti a me, ristorante pizzeria a Picciridda, di fronte, prosecuzione di via Milano, sulla sinistra, oltre alla piazza, la mia prossima meta, pensilina del tram numero 16. Attraverso la piazza e affondo gli stivali sulla monnezza, ora è solo più monnezza, sterminata basura, basura. Quel che era un grande mercato, il mattino, il pomeriggio. Mercandè! 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 Ora è solo silenzio. E cammino. Monnezza. Un cane davanti a me, un cane a destra, un cane a sinistra. Fa molto freddo e a quell'ora i cani hanno molta fame. Sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti. E che i cani ci vengono dietro con le bocche fumanti. Cammino, pensilina del tram numero 16. Arrivo tra le ragazze che fanno questo lavoro e i cani. Un rapporto un po' complicato. Mentre sto facendo il mio lavoro, c'è un cane che sta arrivando. I cani sono come gli uomini, sono un po' così. E ci
sono tre tipi di cani. Il primo è il barbone francese, un po' aristocratico. Volete vedere come cammino? Grazie. Stiamo accendendo il bello. La colonna. Bastardo, si crede a Versailles. E poi c'è il cooker americano. Grasso. Ma vi chiamo di McDonald's Fuso. Pesante. Si muove come un bulldozer. E cammina come un marino. Lui è piscia come si capita. Dove capita lui? Boom. Cavour. Boom. Era. Bastardo. Gli danno con le laterali, i bambini, le donne, e poi siamo arrivati al terzo. È il pastore bergamasco, una razza italiana, con i capelli lunghi, una razza. Uomo. Lui è un po' però intelligente, non si vede. Volete vedere come si cammina? Il carrello è lì. Ha perso il senso dell'orientazione. Il suo sistema di navigazione era. Però una volta vicino al mio carrello, primo giro, secondo giro e il terzo, ha preso decisione. Il bastardo ha dimenticato di smettere. Era già un altro mondo. Lui fa parte di quelli che Mille euro! E sono la sera mattina io, a che ora mi sveglio? Alle 8 cucina per lavoro, capi? E poi a me due, ma perché a me due e agli altri uno? Che gli altri sono soli come me, io sono solo e a me che va mi sta qui. E come mai a me due e agli altri uno soltanto? Che io sono solo, me ne basta uno soltanto. E sai quanto io pago di tasse di rifiuti al mese? 1000 euro, capito? E mi sveglio alle 8, che a me che va mi sta qui, me ne basta uno, io sono solo. Grazie.
Ma mi hanno soppresso il volo! Mi hanno soppresso il volo, non c'è più! Faccio vedere? 8-4! Ma c'era il volo! Ma ho prenotato un volo! Non è possibile! Faccio vedere! Ma non è possibile!